Benvenuti, benvenuti a tutti, fratelli, amici rossoneri dallo stampo. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Che dire, è stata una serie di partite veramente con un clima allucinante, incredibile. Credo che da dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata veramente una domenica veramente con delle partite, con un clima veramente surreale, incredibile. Sembrava avessero addosso le casacche e stessero effettuando delle partite così amichevoli, ma neanche di allenamento. E tutto è iniziato con Parma Spal, diciamo una mezz'oretta prima della partita. È venuto fuori, diciamo, il ministro Spadafora, minuti concitati, minuti di grandissima tensione. Voleva sospendere la partita, voleva sospendere le partite e tutto quello che c'è sotto, diciamo, avendo comunque se io degli agganci, diciamo, interni, un aggancio nello specifico nell'organigramma Milan, mi è stato comunque sia detto che la linea più precisa, la linea, diciamo, che si avvicina di più a questa chiamata, non era tanto il discorso di bloccare un campionato, ma era il discorso di diritti televisivi, dato che molti non sarebbero potuti andare allo stadio avendo pagato biglietti, abbonamenti, eccetera eccetera, ma era quello del far vedere le partite in chiaro su Sky. Hanno fatto benissimo, benissimo a comunque sia dare ovviamente una loro giustissima lettura da parte di tutto l'organigramma Sky, dicendo ovviamente che loro le partite le avrebbero anche date in chiaro, però ovviamente ci sono delle leggi, delle situazioni che non sono sotto il loro controllo. Ovviamente ci sono delle legislature, ci sono delle leggi, ci sono delle linee che devono essere seguite. A loro non gli sarebbe costato nulla, ovviamente, mandarle in chiaro su canali come Cielo e altri canali in chiaro di Sky. La pubblicità l'avrebbero girata tutta su quei canali, punto e stop. Magari, anzi, dare alla disposizione di 10-12 telecamere, avrebbero dato un'unica telecamera alla partita. Meno male, ovviamente, non sarebbe stato come vederlo a pagamento su Sky, però comunque sia un po' come vederlo sulla Rai, diciamo, all'incirca. Il contesto e la situazione la si sarebbe capita perfettamente, una situazione dove c'era uno stadio stadi completamente vuoti e con giocatori e staff che urlavano mia, tua, sua, nostra, vostra, loro, e addirittura niente, cioè mancano addirittura le parole per poter descrivere quel clima, un clima allucinante, e per riportarci ovviamente sui nostri panni sporchi. Nostri panni sporchi, ovviamente, è un riportare a dei miei video vecchi. Ovviamente chi ha la possibilità, la voglia, può andarli tranquillamente a vedere. Questo panni sporchi ovviamente sta a dire qualcosa. Ci riportiamo un attimino sul Milan. E finita la partita, come anticipavo ieri, ho provato a contattare, a chiamare una volta ovviamente questa persona, questo mio aggancio interno al Milan, e momentaneamente non mi aveva risposto, e ovviamente ho capito che qualcosa friggeva in pentola. A distanza di qualche ora dopo aver effettuato il video, mi ha mandato un WhatsApp, si sta
veramente anche persone all'interno dello staff, ovviamente queste cose non vengono fuori e non verranno fuori ovviamente dai diretti interessati, anche parte dello staff ovviamente non è assolutamente contento e contenta diciamo dell'amministrazione che sta effettuando Gazidis. Mi è stato riferito che diciamo, il litigio che c'è stato, ed è stato un litigio furibondo, un litigio davvero quasi sembrava voler mettersi le mani addosso, soprattutto riferito a Ibrahimovic. E una cosa mi ha detto, mi ha fatto riflettere, questa persona all'interno ovviamente conosce molto bene, diciamo, la situazione interna, mi diceva, tu immaginati, Boban è a un decimo dell'istintività e dell'aggressività che ha Ibrahimovic. Mi fa, immaginati cosa possono essere detti, cosa possa aver detto Ibrahimovic a Gazidis. Già questo mi ha fatto capire tantissime cose, mi ha fatto capire, ahimè, purtroppo, mi ha dato poche speranze verso un rinnovo di Ibrahimovic che si è visto comunque sia, leggendo tra le righe, un Ibrahimovic, a differenza di quello che viene detto ovviamente in pubblico, che deve essere comunque sia, la squadra deve essere difesa, ma infatti io la squadra l'ho sempre difesa e la continuo a difendere. Ovviamente una situazione, un clima che è veramente diventato insostenibile, una società che comunque sia anche la squadra sicuramente sta andando contro a Gazidis e al fondo Elliott, ovviamente tutti, diciamo, molta parte dello staff e gran parte dei giocatori ovviamente sono trascinati da Ibra. Ibra non gli è andato assolutamente giù nella maniera più assoluta l'esclusione di Boban. Io la vedo, diciamo, anche in base a quello che mi è stato detto, sarà molto difficile, a meno che non venga fuori il terno al lotto, come si suol dire. Ibrahimovic quasi sicuramente, diciamo, non verrà, cioè non è che non verrà riconfermato, no, sarà lui a non voler riconfermarsi. Giustamente farei anch'io la stessa identica cosa. E lui, come me, è una persona che non gli piace star zitta, dice la sua. Se non va bene, va, non va bene, basta, me ne vado. Cioè, cosa rimango qua a fare? O le cose le si fanno col cuore o non le si fanno per niente. Perfetto. E ahimè anche un Donnarumma sicuramente, io mi chiedo come mai certe persone che dicono eventualmente di abbassare lo stipendio, bisogna tenere i 24 anni, perché ovviamente i 24 anni massimo come età sono tutta gente che ovviamente non va a, come si suol dire, a rompere le palle per andare d'accordo con Gazidis. Ovviamente l'idea ce la siamo fatti un po' tutti, bisogna star zitti, muti e pedalare, capò. A Hitler, e questo è il suo modo di pensare, di ragionare, di portare avanti una multinazionale, una società comunque sia, e non è così che, diciamo, che ci si comporta. Una persona odiosa, fastidiosa, lasciata da sola nelle tribune di San Siro, comunque sia, era da solo, ogni tanto secondo me mandava dei messaggi a se stesso, gli ritornavano indietro e rispondeva pensando che fossero altre persone, si autorispondeva da solo, no? E marasma, un casino. La protesta ovviamente prosegue e continua, abbiamo anche l'appoggio e il supporto anche comunque sia di una parte addirittura interna della società che non sono assolutamente d'accordo con Gazidis, ovviamente non verrà mai dichiarato nulla diciamo, dai diretti interessati, però comunque sia la linea è questa. Che dire, c'è poco da dire, tanto da piangere. Mare Forza 9, proseguiamo ovviamente. A me mi è capitato di parlare tramite Twitter, tramite dei fans club, eccetera, eccetera. E
stanno valutando anche loro comunque sia di dare il loro appoggio anche su YouTube, quindi è una community che comunque sia sta andando ingrandendosi e vediamo se prima o poi ovviamente l'acqua erode la roccia è Gazidis, l'acqua siamo noi, vediamo chi la vince. Quindi continua la protesta. Gazidis out, Eliot out. Se sei un vero milanista e non sei pagato da Gazidis, ovviamente darai l'ok anche da parte tua con tanti like e tante nuove iscrizioni. Mi raccomando, compulsivi, iperattivi, pettorali e addominali. E al prossimo video, amici. Vi saluto qui dallo stampo 1899. Ciao a tutti e buon proseguimento.